poliziotti del questore Giovanna Petrocca ieri hanno scoperto a Roggiano un armamento del gruppo Presta, che controllava le piazze di Roggiano Gravina, San Marco Argentano, San Lorenzo del Vallo, Spazzano Albanese e Tarsia. Gruppo oggetto di un'indagine della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dell'aggiunto Vincenzo Capomolle e del PM Alessandro Riello, che ha successivamente portato al rinvio a giudizio di 51 persone. L'armamento individuato dai poliziotti era costituito da fucili e pistole ben avvolti in involucri plastificati, tenuti al riparo dall'umidità e soprattutto da occhi indiscreti. È la prima volta che le forze dell'ordine mettono la mano in questa zona della regione Calabria a un vero e proprio arsenale. Individuazione che costituisce un evidente riscontro all'operazione dello scorso anno e della collaborazione con la giustizia di Roberto Presta, avvenuto qualche giorno fa. Roberto Presta ha deciso di svuotare il sacco dopo meno di un anno dalla carcerazione in vista dei possibili guai futuri. Gli investigatori infatti l'avevano intercettato mentre esprimeva giudizi poco lusinghieri nei confronti di alcuni stretti parenti, genero compreso dello zio Franco Presta, in galera da 8 anni e mai sorpreso a parlottare con nessuno. Una condotta che in certi ambienti viene considerata irriguardosa e inaccettabile. Le armi ritrovate vanno affidate ai consulenti balistici con l'obiettivo di verificare se siano state utilizzate per portare a termine omicidi.